quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ed ecco gli ingredienti per i nostri buonissimi panzerotti. 1 kg di ricotta, mi raccomando, di pecora. 250 g di zucchero e a piacimento, potete aggiungerne ancora un po' o ridurre leggermente la quantità. 2 uova di gallina felice. Della pasta frolla, noi la facciamo buonissima, vi mettiamo in info box il video della nostra ricetta della pasta frolla, però oggi io ho poco tempo e soprattutto mi serve una pasta frolla tirata molto sottile, quindi opterò per quella in rullo che vendono in tutti i supermercati, che è altrettanto ottima. 1 cucchiaio di essenza di vaniglia e la grattugiatina di una scorza di limone bio. Come utensili ci serviranno dei coppa pasta di diametro differente, uno molto più grande dell'altro, uno di 6 e uno di 10 cm circa, oppure ritagliate a coltello. Per contenere i nostri panzerotti io ho la teglia quella giusta, che è questa a cupolina, ma siccome so che magari non tutti ce l'avete, potete usare tranquillamente anche quella per i muffin. Iniziamo subito. Come prima cosa, in planetaria, nella bowl della planetaria, rompiamo le 2 uova. Se siete chef, fate la prova della ciotolina. Io non sono chef, sono casalinga, quindi le apro direttamente in bowl. E dopodiché aggiungiamo tutto il nostro zucchero. Sempre in questa fase mettiamo anche un cucchiaio di essenza di vaniglia. Questa non ve l'ho detta tra gli ingredienti, mettetecela solo se vi piace, un po' di cannella in polvere. Io ne do appena una spruzzatina, deve essere un sentore, non deve prendere il sopravvento. È una grattugiatina di scorza di limone. Anche qui proprio poco poco. Cioè, sentite la ricotta, va, la ricotta. Sì, dolce, sì, sì. E adesso proprio montiamo a spuma le uova. Quando le uova avranno cambiato colore, buttateci dentro tutta la ricotta. Tutta. Vi ricordo che per venire buono deve essere di pecora. Cioè, viene buono anche con quella di mucca, ma non è il nostro panzerotto. I dolci siciliani sono tutti con la ricotta di pecora. Se la crema risulta troppo fitta, potete decidere di aggiungere un altro uovo. A questo punto avremo una bella crema liscia e zuccherosa. Siamo pronti per fare i nostri panzerotti. Adesso diamo la nostra forma ai panzerotti. Taglio col coppa pasta i cerchi più grandi. Prendiamo la nostra formina, prendiamo il nostro dischetto e piano piano adagiamolo. Facciamo in modo che aderisca perfettamente alla superficie dello stampo. A questo punto prendiamo la nostra buonissima, l'ho detto che buonissima. Cremina, e a cucchiaiate, con la sacca à poche, come preferite, riempite i panzerotti. Quindi prendiamo le basi tagliate con il coppa pasta più piccole, pazzesco, adagiamole e chiudiamo perfettamente. Non ci sarà bisogno di niente, di acqua, di latte, di qualunque cosa voi pensiate, solo le dita, pinzettate perfettamente. Se fate voi la pasta frolla, cercate di stendere la frolla sottile, 4 mm, 3 mm basterà, perché il panzerotto è caratterizzato da questa farcitura copiosa
circondato da una frolla non troppo invadente che custodisce a mo' di nido la farcitura, ma sparisce al morso travolta dall'onda della crema. Ma quanto sono poetica! Ma veramente! È giunto il momento di accendere il forno a 180 gradi. 180? Ventilato e statico, quindi combinato, sì. Oppure solo statico. In quel caso potete metterlo a 185 gradi. Come vuoi? Come ho detto la prima. E qual è quello, Chino? Vabbè, va. Mettiamo in forno e poi facciamo anche gli altri. Per la teglia per i pirottini, non è sporca, è macchiata. Io cosa faccio? Passo tutto con un pochino di burro. Prendo anche qui il mio bel dischetto di pasta e lo adagio. Riempio come ho fatto per gli altri. Verranno semplicemente con una forma leggermente più squadrata, ma per il resto sapore e intenzione è esattamente la medesima. Poggiamo la base e sigilliamo e mettete in forno a 180 gradi, forno statico e ventilato, o 185 forno statico per 20 minuti almeno, finché non vedete ben dorato, ben biscottata questa parte. Dopodiché passeremo alla operazione successiva. Arrivati a questo punto, siamo più o meno a metà cottura. A questo punto dobbiamo fare una cosa, dobbiamo capovolgerli e far ultimare la cottura senza lo stampo. Cosa consiglio? Lasciamoli raffreddare un attimo, proprio 5 secondi. Poggiamo un tagliere di sopra e scaravoltiamo senza per adesso uscirli dallo stampo. Voilà, girati. Naturalmente, ragazzi, impensabile che io vi faccia vedere come girarli in camera. Quindi li ripongo qua e li faccio raffreddare poco poco. Gabriele ha perso 10 anni di vita in tutto ciò. Mentre faccio questo, poi piano piano li sformo. E li metto in forno a cuocere altri 10 minuti, finché non si indorano tutti quanti. Ed eccoli qua belli e sformati, devono avere la capocchietta bionda e il resto bianco. Sì, qualcuno si può rompere, anche di quelli di pasticceria. Bene, ne trovate sempre qualcuno rotto. Bene, adesso fateli raffreddare completamente senza toccarli, dopodiché spolverata di zucchero a velo, vanno mangiati freddi, al massimo tiepido tendente al freddo. Altra cosa, potete spolverizzarli di zucchero a velo. Se li volete più biondi, vi basterà passare latte e uovo sopra. Questo è un passaggio che quando li faccio a casa non faccio mai, perché a me quella passata di latte e uovo, dove si sente l'uovo tantissimo in molte pasticcerie, non mi piace, quindi la evito. Ma voi, se li volete tutti più biondi, più belli, passateli prima, quando li girate, li passate con latte e uovo e li infornate. Adesso facciamoli raffreddare e poi ve li faccio vedere. Tirati fuori dal forno anche gli altri panzerotti, li copro con la carta forno, prendo una teglia, la poggio e li scaravolto, come esattamente ho fatto con gli altri. Ma a differenza degli altri, essendo questi cotti in una teglia di ferro, innanzitutto posso farvi vedere come li scaravolto facilmente, voilà, e poi lascerò raffreddare così in forma, in modo appunto da fargli mantenere ancora meglio la formina. Solamente quando saranno del tutto freddi toglierò la mia teglia.
voi li vedrete direttamente in foto, ok? Comunque avete capito come si fa, dopodiché si toglie la teglia come ho fatto con la teglia in silicone. Se a voi ve ne fregate della forma originale del panzerotto, tanto se proprio la vogliamo dire tutta, i panzerotti originali siciliani sono solo alla crema e alla cioccolata, quelli alla ricotta sono un'invenzione dell'ultima generazione, quindi, o quantomeno nel catanese, magari in altre parti della Sicilia c'erano già, forse a Palermo il panzerotto c'era già la ricotta, mentre per quanto riguarda la forma pirottino, io la suggerisco maggiormente. Lascio raffreddare e ci vediamo subito dopo con le foto. Ciao! E l'indomani la colazione è servita. Beh, voi spargete lo zucchero a velo in maniera più ordinata di me, ma io devo fare scena, devo farvi venire voglia di fare i panzerotti alla ricotta. Buon appetito! Ciao! Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto.